apparve in un giorno di gennaio del 1804, quando negli orti Bonavia, dove ora l'ospedale di Siracusa, Saverio Landolina, regio custode delle antichità, poté metterla in collezione tra le più mirate sculture classiche di una delle più note città dell'antichità. È la Venere Landolina, una Venere anadiomene, ossia nascente dalle acque. La copia di gran pregio del secondo secolo d.C., sulla base di originali ellenistici che a loro volta si rifacevano proprio per Assitele, che per primo rappresentò Afrodite completamente nuda. La copia probabilmente fu eseguita da un originale da Rodi o dall'Asia Minore. La torsione del corpo è tipicamente ellenistica. Il manto è abilmente lavorato nel marmo di Paro per essere gonfiato dal vento del Nito, trattenuto solo dalla mano, nella tipologia della Venere pudica. Gli storici dell'arte evidenziano il chiaroscuro del manto in contrasto con le nudità sapientemente levigate. Non manca neppure il delfino che lega la dea al suo mare. Che sia rimasta a Siracusa è una fortuna. Il governo borbonico la voleva altrove, a cominciare da Palermo. Gli appetiti dei viaggiatori del Grand Tour poi in Inghilterra o in Francia. Guy de Maupassant aveva scritto di lei. Varcando la soglia del museo, la scorsi in fondo alla sala, bella come l'avevo immaginata. Le manca la testa, non possiede un braccio, eppure giammai una figura umana mi è apparsa più stupenda e fascinosa. Non è la donna, secondo i poeti, la donna idealizzata, la donna divina e maestosa, come la Venere di Milo. È la donna tale com'è, come la si ama, come la si desidera, come la si vuole stringere.